Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 41esima puntata della serie Terzisti. Oggi siamo qui con Morisame, ciao a tutti. Samuel, ciao a tutti. Allora, stiamo aiutando Samu per farvi uscire il contenuto della puntata, per farvi vedere qualcosa. A ranghinare, cioè a dire il vero E non ranghinare mamo vuol dire. lì. E Eh? non mamo lì. Non fa capire. Ranghinare o voltare? Ranghinare. Ranghinare, apposta. Giusto per farvi vedere qualcosa in puntata. No, ho schiacciato la V, non volevo. Ho schiacciato la V, non volevo. Allora. Ecco, io quando lo guido deve stare così. Oh, ok. Samu, finché lo guido io ci tengo i parafanghi su, poi quando te lo mollo te li tolgo, va bene? Va bene. A me fa troppo schifo vedere il trattore senza parafanghi. Il mio Il mio trattore. TSA è una figata, senza. Pure il mio 250. A me trattore mi piace senza parafanghi. E io comincio a Sì, laggare. Porca dopo miseria. appena vai in una pozzanghera, attacco, Una pocciang. Oh, io con il mio si sempre bene. Non c'è mai più Ma parafanghi. neanche io ho i parafanghi sul trattore Perché mio. i tuoi trattori fanno. Se Eh noi no, quindi. sì. Su uno sì, sull'altro no. Che dai che fai 15 all'ora? Allora, qua ci sono le nostre amiche pecore, ne abbiamo 131. 131, wow, non se ne è tanto. È da tanto che non guido un trattore col cambio manuale. E anche perché Samu è l'unico ad averlo un trattore col cambio manuale. Pressione liquide, io muoio. Ah no, non è vero, ho guidato il Fastrack, torto. La Frizio liquida. Ha del frutto della lavorazione. Della Giusto? configurazione, della nominazione. Ma perché Greg, cioè, tipo, tira sempre fuori quella storia lì che io non l'ho ancora capita? È perché Non Simone lo c'ha so. l'essere un po' strano, no? Allora tipo quando c'è la connessione. No, l'ho solo aggato. Ma perché mi deve mettere quella strafanto lì ogni volta? Occhio che sto laggando, entro sul campo di Samu, sul 34, attenzione, attenzione. Oh, ho entrato dentro, Samu, te l'ho pestato tutto. 3000. No. Ti aiuto per oggi e facciamo finta di niente. Sennò ti clutch la overwatting. Classe la overwatch. Cioè qua fare le strade dritte, no, ne bisogna fare un po' sghimbesce. No, è bello, meglio. Facevo un po' così apposta, ma fare le strade sghimbesce è molto bello. Finché ci sentiamo adesso bene con Moresame e Samuele ti all'80, vi dico che vi saluto già in anticipo. Perché io sto cominciando a laggare e inizio a sentire metà delle vostre parole. Porco Vota. puttana. Queste le ho sentite tutte e due. Allora, però il farming deve darsi una sistemata. Adesso poi dopo chiamo di nuovo. Mi diranno un'altra cosa di nuovo. Perché ragazzi qui chiamo quelli della Domenica. connessione, fanno a gara chi dice più. Non fatemi dire che cosa. Uno che mi dice che 4 megabit su 10 sono una buona. Cioè non è una grande perdita. Se io andavo a 4 ho la connessione che deve andare a 10, mi dice ma no, non è questa gran perdita. L'altro che mi dice che c'è un problema di indirizzi, che riavvia il sistema, che non è cambiato cosa, e manco si è riavviato perché ci guardavano se è manco riavviato. Uno che mi dice che è un problema mio. Qua se la giocano all'otto. Tombola! Sto arrivando, Samu, a tutta manetta! Ecco Comincia a il scalare marce. mio. Ho scalato, sono in P1 G1, va bene? Aiuto. Allora, rapprimo tutto, ecco. Mamma mia quanta yerba che ci sta adesso. Quella è la mia, Te no? metto. No, non me la singola pagata. Va bene, nel senso è quella che dovresti poi portare a me. Sì, ti metto 300.000 di scorta, tipo, così. Perché quando me ne serve a me, me ne serve tanto, me l'hai detto. Sì, quando vuoi portarmela fai pure, me lo dici io te la pago. Quanto sono che te li pago subito almeno? Sarà 100.000 litri, anche qualcosa di più. No, ma di euro. 100.000 anche qualcosa di più.
Aspetta, Tienitela qua, tienitela qua, ti ci fa la muffa. Sfalciami l'erba, sì. Non c'è la folle, sto fregno, allora. Non c'è la folle, basta schiacciare la voce intatta. Prendo. Perché mi si è aperto il music player? Io voglio il music raccogliere. bot. Allora, prendo 1000 litri, no? Ah, posso far ballare il Tamtec. Guarda. Allora, vediamo quando lo fai nel negozio. Eh sì, e se mi vai da vedere dal negozio mi costa 30.450 milioni di euro. Con 230.000 euro, che trattore mi ci compro? Questo qua. L'ho visto, uno bello. Sì, ciao. 15.000. 15.000? Eh, Va bene. 15.000 per Samuele. Te la dopo pago aggiungo il budget. 14.999, va bene? No. Dopo ovviamente vanno aggiunti i pezzi del trasporto. 15.001 per il trasporto, toh. Ma perché il trattore sta su di giri? Ah, perché c'è il No, né. ragginatore attaccato. No, no, c'è il ragginatore appicciato. Io stavo sfociando il cazzo del cane, non capisco cosa Si vede. Allora, vediamo un pochino i trattori che volevo comprare. Io volevo comprare questo trattore qua. Cioè, l'ho appena investito. Allora, dov'è? Questo fatto qua. un investimento per il futuro. Però non un 9,16. Ah, beh, il 9,30 viene 2,50. Pensavo venisse 2,10. Configurazione ruote della Michelin. Mamma mia, se mi costano 3.800 euro in più quella della Michelin. Quasi quasi ci metto le Trelleborg che me ne vengono solo 2.800. O ci metto quelle standard. Design. Niente. Come default manual? Default vario. Oh, che si matto. E qua, boh, poi altro. Questo, ragazzi. L'MT775E. Lo compro, Samu? Non è. Il Challenger è vario, vero? No. A marce. Sì. Ma che stai dicendo? Ma è un power shift. Ma non è vero. Quelli nuovi sono vario. Eh, che I cosa è qua? 900. Ma quelli della Fendt, non quelli della. Ma sei sicuro? Eh sì. Ma Prova ad uff. andare sul sito della CAT. Io. Vabbè, ti credo, ti credo, ti credo, ti credo. Poi io non lo so. Io non ce l'ho. Forse prendere questo sarebbe una bella cosa. Questo così. Magari col cambio vario. L'828, magari mettiamolo cambio vario. 253.000 euro per un 828 S4. Fattube. Allora, vediamo di non tirarci via anche la nostra di erba. Che già Samu è tirchio. Ecco, me lo sono tirato via un po'. Vero Samu che poi me la misuri? E tanto dopo, cioè, c'è il carro, ma misuro col carro. Allora tiranghino, ci passa sopra il mucchio con il ranghinatore. Va Vai, bene? prova, vediamo cosa succede. Vai. Tanto dopo mi sta più comodo se mi fai un'andana, l'avrò raccogliere con la pure. Andiamo. Sì. Gianniera, ti ricordi quando sulla serie terzi ti facevo le andane con... Sì, taggi, non ci. Vado? Yeah. Tieni l'andata, Sam. Tutta tua. Ti ho fatto due mega move. A posto. Perché non è giusto che non si può concimare sti gambi ad erba. Ma come non si possono concimare? No, Daniele già ha provato e non si poteva concimare. Ma non si può davvero, Daniele? E che ne so? Vieni qua allora. È bene però. poi. Ma Io sì, mi mi sembra che ricordo si possa, sai, Samu. che. No, esci. No, però su smart non funziona, mi pare, perché gliel'ho fatto provare una volta da. Boh, poi proviamo. Se no provo a interrarti l'erba e poi la stavici. Prova, Sterro l'erba, la prova. risemino. E sto a posto.
Beh, dai, guarda il mio 48. Cos'è il tuo 48 che non va? Sai che c'era giù l'erba, no? Eh, che l'abbiamo me l'ha erata sotto. Non è il risultato fertilizzato, per cui l'erba non fertilizza. Ah, è vero. Però io l'arato l'ho usato, perché quello lì è un arato alla fine. Sì, ma non ci hai detto che non l'hai usato. Però funziona anche con l'erpice in teoria. Boh, non lo so. Va bene, dai ragazzi, io direi che per questa puntata non è tutto, perché sono 10 minuti e 40 di video. Se faccio una puntata così mi ammazzate voi. Quindi andiamo avanti ancora un pochettino a ranghinare. Parlando con Samuele, ti ho l'80 di come bella la vita, vero Sam? Proprio. Perché non ti piace, sei scontento? Vorrei che la scuola piacesse più. Che non ci fosse la Boldrini. Ora pretendi troppo. E che ci fosse Mussolini a comandare. Non Rovazzi. Sì, Rovazzi, fico, petardo la plugulo, Rovazzi. Ignorante. Capra! Come fai anche a parlare? Capra ignorante. Clandestino. Cominciamo da capo. Dai, ricominciamo da capo, dai. Ciao a tutti ragazzi, sono Dan. Sai che mi mancava un po' la bolla di campio d'erba? Era da tanto che non facevo fino a giugno. Almeno un mese. Solo perché io ho lavorato. Ah ragazzi, una cosa. Io apprezzo se mi consigliate cosa comprare, però tenendo conto che io come lavorazioni ho solo gli animali e la lavorazione del terreno, quindi non chiedetemi di comprare uno Scania, che non me ne faccio niente. Cioè posso comprarlo, nessuno me lo vieta. Però non posso usarlo, perché se lo uso a fare i trasporti, Samu mi... E c'è rippa le pa... Ecco, proprio così. Se lo uso per fare... Boh. Beh, ci monti sul carro miscelatore e via. Sì. Un attimo, ecco, devo riaddrizzare la passata. Va bene, va bene. Io riaddrizzo questi mucchi che ho fatto qua. Questi mega mucchi, cerco di farli un po' fatti bene. Cerco di mettere un po' più di erba di qua, un po' meno di là, vediamo se ce la faccio. Sì, forse sì. Dai, forse ti ho fatto delle andane fatte bene, fammi. Te lo sto prendendo. Ci vorrebbe il rock per fare queste cose. Aspetta! La noleggio, Dan. Che almeno facciamo vedere qualcosa in puntata. Va bene. Samu, ti ho dato un attimo Clutches Overeating, ma adesso è scomparso. Ma ti detto che non... Adesso non conta più con la versione nuova. Sì, sì. Samu! Vieni allo store. Con che? A piedi. Vengo. Siete pronti? Aspetta te. Ma il rock non è stato il server, non mi stai portando per culo. Io infatti ho detto ci vorrebbe il rock, ma mica ho detto che ce l'abbiamo. E tu, Daniele, te modo non leggio. Ma non leggio la trincia. Vadi, vadi, non cincischi. Vadi. Ma questa, mamma mia, sei brutta. Com'è brutta? È bruttissima. È quella, no, che si... Non è la vostra proprietà, che... No, oh, fermi tutti. Non è la tua, non Daniela. Non mi fa salire. Eh? Non mi fa salire. Aspetta, fammi Aspetta, provare. Un attimo, Allora, fammi provare un secondo. Dai, smettetela di ribaltare. Ah, veicoli. Te la rimetto a posto. Stai fermo. Ecco, te la sono messa come quando l'ho comprata. Mollala. Te lo fico la pelo culo con il pane. Fammi provare. Oh. Oh, ora mi fa salire. Oh, ora giù. Ma dai, no, che mi costa una porcata di soldi. Giù. Tutta su. È spenta, vero? No, accesa. Ma non mi fa salire. Monta.
Ma puoi montare come passeggero? Com'è sta cosa? Prova a scendere. Non mi fare. Samu, prova un po'. Te lo giuro. Questo veicolo. È come faccio tab? Non questo veicolo fare. Non è la vostra proprietà. Devi fare quella cosa. Ci montano tutti tranne Daniele. Cos'è che devo fare? Niente, te lo faccio io a te. Samu, Samu, porca puttana. Oh, ora mi gusta. Te l'avevo messa con le chiavi, che potevamo montarci solo io e Samu. Posso capotartela? No. Metterci un palletto sopra? Aspetta, com'è che era? Per metterci le chiavi? Solo per te le devo mettere io. No, per far salire solo me. Apposta, adesso io non posso più salire. Ah, mi gusta. Aspetta, manca il pettine. Ma mica devi andare a me se devi pettinare i capelli. Comunque Daniele, anche il Deus te l'ho messo, che puoi salirci solo tu, giusto? Pettina, ecco. Oh, finalmente un altro che ci ha fatto il terzo punto proporzionato al trattore. Guardati sul tetto, Daniele. Lo so, visto. Cade! Lucia Galaca. E dai, me lo so cognato. Mission Crash Time. No, dai, non cominciare. Dai, levalo. Tacca. Ho detto levalo. Levalo. Tieni. Te li impilo tutti fatti bene. No. Anzi, a posto. Buono, qua. Guarda che brutto. Ma che pettine ci hai preso? Ma qua che terribile è? Quello della 1100. E dai. Io fossi in te, adesso ti direi di comprare quello dell'altra. Ma l'8 file questo qua non la vede. Ma cosa il 10 file non ci sta. Ma è un po' grasso. Ma come non la vede? L'8 file è piccolo per la 630, eh. Bene, effetti, sì. Ah, ci vuole il 10. 10.53, ma non ce n'è, non c'è il suo. Il no, c'è... O c'è... Boh. O c'è il 10.53 o c'è l'8... Dov'è? Sta dringia non è originale, vero? No. 602. 602. Oppure il 10.53, non c'è. Ma è la BX7... Cioè, sì. Si va dall'8 file... Al 12 file. C'è scritto data per Easy Collect. Comodo. Vabbè. Ma niente, potevi mettere i cingoli, no? Potevi metterci i cingoli, no? Potevi no. Metterci il design classico Krone, no? Ma è classico Krone, eh? Oda. No, c'è F17 standard, no? No. E potevi metterci la special edition, allora. E i cingoli, 25.000 euro di cingoli. Sì. Ma le luci a LED? Non lo so. Mica il mio motorino. Basta. Quello è dietro. Pare. Sì, da così neanche tanto, però sembra di sì. Va bene, ragazzi, per il sulle previsioni da Dan. Shish. Basame. Shish. Samuele. È tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.